adesso con voi, prima spiegando però ai nostri telespettatori che cos'è la flat tax. Allora, Salvini ha parlato, lo dicevi, di 30 miliardi per flat tax alle famiglie e alle imprese. Sulle famiglie in particolare questa è l'ipotesi, anche se ancora non è stata scritta, comunque aliquota al 15% per famiglie con reddito familiare fino a 50.000 euro l'anno, costerebbe circa 12, 13, 14 miliardi, questo più o meno l'ordine del costo. Poi però facciamo degli esempi per vedere a chi conviene e con quanto. Ad esempio una famiglia con un solo componente lavoratore dipendente. Allora, facendo una simulazione, fino a circa 20.000 euro, parliamo quindi di 1.500 euro al mese, converrebbe il regime attuale. Dai 25.000 euro in su inizia a convenire la flat tax, quindi da 969, ovviamente fino a 45.000 si arriva a 6.300 euro di risparmio. Guadagneresti 6.300 euro all'anno. Esatto, più aumenta il reddito, più aumenta il risparmio. E poi, ad esempio, faccio qualche altro esempio. Una coppia, in questo caso con un lavoratore dipendente, un altro a carico e due figli a carico, fino a circa 25.000 euro conviene il regime attuale, poi dai 25.000 euro in su inizia a guadagnarci un pochino con la flat tax a 161 euro e poi anche qui 45.000 euro, si risparmiano quasi 6.000 euro e con 50.000 euro di reddito oltre 7.000 euro. Va detta però un'altra cosa, la prima è che ci sarebbe, diciamo, questo va corretto probabilmente, molta differenza tra chi si trova poco sotto la soglia e poco sopra. Esempio, una coppia che si trova a 49.000 e una coppia che si trova a 51.000 si trova più soldi in tasca la coppia che guadagna di meno. E poi c'è un altro paradosso, ve lo faccio vedere, che è questo, quello di una coppia con, diciamo, questo è una coppia che lavora, converrebbe, abbiamo detto, il regime attuale se ognuno guadagna tra i 21 e 24.000 euro, mentre converrebbe la flat tax se c'è tanta distanza tra i due redditi, uno vicino a 50.000 e uno vicino allo zero. Però c'è un paradosso che vi faccio vedere, che ad esempio in una coppia in cui si ha un reddito familiare, quindi insieme marito e moglie hanno molto più di 50.000 euro annui, ma diciamo separatamente sarebbero sotto i 50.000, conviene separarsi, conviene fino a 14.000 euro si risparmia con il divorzio. Volete la flat tax? Separatevi e sarete ci si può avvantaggiare infelici in amore, ma più ricchi e benestare.